Nono forum Quale Energia a Roma. Siamo con Rossella Muroni, presidente nazionale di Lega Ambiente. Rossella, quali sono le prospettive, ma specialmente dal punto di vista sociale, di un possibile sviluppo delle rinnovabili e quindi anche dell'economia circolare, di cui le rinnovabili fanno parte, in Italia e in Europa? Beh, sicuramente il cambiamento sociale che un'economia come quella circolare e in particolare le rinnovabili scatenano è uno degli aspetti più importanti. C'è un protagonismo da parte della società davvero importante e stabilire il confine tra il privato e il pubblico, il profit e il no profit, tra la partecipazione popolare e l'impresa individuale diventa davvero difficile. Questa è una delle grandi rivoluzioni che viene portata avanti. Basti pensare al tema dell'autoproduzione energetica, cioè far passare il principio che il cittadino non è più solo un consumatore, in sociologia si direbbe diventa consumatore, quindi diventa protagonista di un processo di produzione energetica, già ci fa capire molto di quanto siamo distanti da un processo in cui sostanzialmente il cittadino si doveva limitare a premere un pulsante e pagare la bolletta. Ecco, però per esempio mentre all'estero stanno nascendo, ed è stato anche un report recente di Legambiente, quello sulle comunità energetiche, nascono comunità energetiche, in Italia le comunità energetiche non si riescono a sviluppare per motivi legislativi. Secondo te che cosa bisognerebbe fare per aumentare, diciamo, la partecipazione dei cittadini alla produzione comune di energia, che dopo tutto è un bene comune, perché nella CO2 che mettiamo nell'atmosfera la subiamo tutti, per cui l'energia rinnovabile è oggettivamente un bene comune dell'umanità. Cosa bisognerebbe fare? Beh, sicuramente snellire le procedure autorizzative, ma in Italia proprio lo scambio sul posto e quindi quel meccanismo che consente di vendere energia al proprio vicino è una delle cose impossibili da fare. Non si capisce perché, visto che non è un costo aggiuntivo, in realtà si capisce perché questo sì sarebbe liberalizzare il mercato, liberalizzare i protagonisti del mercato energetico. Quindi ecco, in Italia bisognerebbe togliere un po' di ostacoli burocratici alla partecipazione popolare alla produzione energetica, fare un po' più di informazione e questo facciamo con l'educazione ambientale nelle scuole, perché rendere i cittadini consapevoli di che cosa vuol dire produrre energia in termini positivi, quindi di opportunità sulle energie rinnovabili, e di impatti qualora non si cambi sistema, è uno dei processi più importanti che noi dobbiamo mettere in campo. Bene, grazie a Rossella Muroni, presidente di Legambiente, dal forum Quale Energia a Sergio Ferraris.